Torna l'iniziativa della Dricessa Aulus in sinergia con i carabinieri nei reparti pediatrici dell'ospedale di Pescara, doni per i piccoli degenti nel rispetto delle norme anti-Covid. I volontari di Dricessa e i carabinieri lasciano giocattoli, saluti, mascotte e rendere meno dura la degenza dei più piccoli. Da 19 anni c'è sempre lo stesso Babbo Natale carabiniere che per qualche ora si toglie la divisa dell'arma. La presidente della Dricessa Aulus, Carla Panzino. Io chiamo il Babbo Natale carabiniere il Babbo Natale dell'ospedale di Pescara, un'iniziativa molto bella che ci viene richiesta anche in altre città ed è difficile organizzarsi in altre città d'Italia. È una festa importante che forse i bambini aspettano, perché se ne parla durante l'anno, perché spesso ci relazioniamo con il personale del reparto. Io ricordo ancora la bellissima frase che disse al generale Cerrina un bambino e disse: come sono fortunato a stare male, così ho incontrato Babbo Natale, e gli aveva fatto questa poesia. È un momento di spensieratezza, sicuramente anche di incontro ennesimo, soprattutto in questo periodo di pandemia, con i reparti e con i bambini reparto. Certamente non potremo entrare, ci limiteremo a stare sull'uscio a salutarli come abbiamo fatto lo scorso anno, ma con una marcia in più quest'anno, perché dovremmo avere la renna Rudolph, la mascotte della renna Rudolph, l'elfo magico e poi forse anche Spider-Man ci accompagnerà. Li stiamo aspettando e speriamo di poter salutare tutti i bimbi dal reparto. Un importante supporto è dei carabinieri di Pescara tutti. Ci fa piacere avere per noi per la prima volta il comandante provinciale, ma anche il generale Aceto, il generale di brigata Abruzzo e Molise Aceto. Generale, io credo che sia sempre un'emozione, perché i carabinieri sono vicini alla gente e quanto mai ai bambini, soprattutto ai bambini che si trovano in difficoltà. Ma è una grande emozione, perché questo è un periodo particolare, un periodo, ormai siamo sotto le feste, quindi poter essere in questo modo vicini alle persone, in particolare ai bambini, che sono la parte più forse anche più bella del nostro futuro, e in questo caso sono bambini che sono in difficoltà, poter essere vicini, regalare un sorriso, ecco, per me è motivo di grande soddisfazione, di gioia. Grazie e grazie a tutti voi. Babbo Natale, ci fanno saluto. Ho ho, auguri! Ho ho!